E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo episodio di The Last of Us parte 1. Come al solito vi ringrazio per i like, per il tempo di visualizzazione, guardate i canali che vi metto sotto in descrizione. Niente, adesso andiamo avanti. Dobbiamo recuperare praticamente come si chiama? La batteria. E è pieno di clickers. Per la serie. Quanto dista, Bill? Ci siamo quasi. Dovremmo essere rapidi. Entriamo, prendiamo la batteria e usciamo. Non voglio rimanere intrappolato lì dentro. Quanto sono Ho detto sterte, tutto. ragazzi, da 1 a 0, eh? Porca miseria. Comunque, sto fucile a pompa spinge. Cioè, veramente, veramente notevole. Ok. Non accendere la luce che non serve a niente, esattamente in questo momento. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. Allora, La scala dobbiamo. confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Mandiamo Ellie. Allora. Dove vai? Ecco, volevo chiederti scusa per Tess. Solo questo, non ne parlerò più. Ellie, non devi preoccuparti per me. Dobbiamo andare da Bill. Ok. Ma che carina. Che carina. Veramente carina. Dai su, ragazzi. Adesso Joel fa tutto il duro, tutto quello che. Sì? A me non mi tocca niente, non mi tange niente, invece. Bella questa. Una mano con questo. Il tubo era figo, però la mazza con i chiodi. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Ok. Forza. Ne sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Questo sarà un bel problema. Non fare rumore, signori, un grandissimo problema. Allora, vediamo di riuscire. Allora, qua tocca essere stealth perché sennò lo facciamo 20 volte a questo punto. Io non ho capito ancora quanti sono. Oh, Cristina D'Avena. Arco Giuda. Grandelli. Signora. Mi dispiace, io non volevo essere violento, ma. Ok, allora. Aspettate, eh. Un attimo, crea kit. No, crea kit medico. Non è questo, devi creare, bravissimo. Ne creiamo anche un altro, così ce ne facciamo tipo. Ok. Adesso ce l'ho. Cucchiamo perché. Ok, perfetto. Allora, io direi di andare di pompazza perché. Però finché ragazzi so questi, diciamo che sono anche gestibili senza dover essere per forza stealth. Però. Appunto, se. Corri, Ellie, corri! Oh!
Lo stavo per di. Lo stavo per dire. No, a vuoto. È stato più semplice di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come... Ma che? Ma quale semplice, oh? Ma quale semplice? È stato un bordello, ragazzi. Abbiamo fatto una strage, porca miseria. Allora, il pullman mi sa che è questo. No. E qual è? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire, la spingo giù. Dov'è? È una scala? No, allora forse facciamo... Ah, ok, t'ho capito adesso. Fai tipo, facciamo sì. Questo, ragazzi. Perfetto. Speriamo di riuscire a recuperare sta batteria. Grazie, Bill. Ottimo. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Quello sarà un problema, secondo me. Merda, hai sentito? Stanno arrivando. Più in fretta. Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Oh, merda. Sono bloccate. Apri di sedano. Perfetto. Ma che andate voi due? Io voglio entrare con voi, eh? Azzo un clicker. Porca miseria, questi raga sono veramente, vi ripeto, sono veramente, veramente pericolosi. Com'è vuoto? Vuoto, cazzo. Ragazzi, dove andiamo? Beh, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo il corpo, forza. Hanno fatto eruzione. Ok. Scusate. Non so se si sia sentito. Allora, scusate il ruttino. Porca miseria, ma quanti siete dentro sto posto? Cioè, che poi fa stealth. Cioè, non è così easy, eh? È un passaggio. Bravissimo. Stai fermo dove devi stare. E forse possiamo passare dal corridoio. Non posso fare niente. Ok. Cioè, diciamo che qua, ragazzi, oggettivamente, fatemi sapere nei commenti, essere stealth
Boh, cioè, mi è venuto molto più facile. Aiutami ad aprirla. Pronto? Ancora una. E tre. Forza. Merda. Ne arrivano altri. Barricchiamo le porte. Porca miseria, siamo intrappolati dentro sto posto. Li tratterrà a lungo. Mi piace questo suono. Che cos'è? Marra, no, 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 no. Che cazzo è quello? È un dannato bloater. Un cosa? Meglio riparati. Ci penso io. Questo è un casino. Ellie, stai lontano. Allora, avrei bisogno di qualche bombetta. Questi. Morto? Aia, ma... È andato? Non esploderai, giusto, vero, caro? Ok, perfetto. Ecco. Cavolo. Cos'è successo a quel gigante? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire da qui? Per favore. Diciamo che non è cioè non è propriamente. Dammi una spinta, Joel. Non è propriamente il momento giusto. Allora, aspetta, scusa, però fammi prendere i colpi che qua ci può servire. Andiamo, ragazzi. Ok. Forza. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Che vuol dire? Figlio di... Puttana. Oh, porca troia. Ce l'ho, ce l'ho! Manca solo uno, come finiscilo, forza! Li hai fregati. Ora sali. Tirami su. Mamma mia, regà. Perfetto. Adesso appena riusciamo, ragazzi, ci fermiamo, eh. Sali! Entrate in casa subito. Mamma mia! Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia Tesca e può prendere questo non lavoro. Non mettere in mezzo e può Tesca. Ficcarselo questo dritto. Non è niente che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E che cazzo è Frank? Era il mio compagno. L'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già,
Penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. È stato Frank. Birbone Frank. Vieni fuori. Che Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Allora, ragazzi. Altra roba mia. Facciamo così. Facciamo così. Per questo episodio noi ci lasciamo qui. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Tanto loro continuano a parlare, io vi ricordo sempre gli appuntamenti su Twitch del martedì, del giovedì e della domenica, avete rotto dalle ore 22:15 e ragazzi noi ci vediamo alla prossima e guideremo questa macchina. È stato veramente atroce questo episodio, molto molto bello, cioè atroce nel senso bello bello, ricco d'azione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, un saluto a tutti.